oggi è un'altra tappa che il finale può sorridere. Buongiorno, sì, è un'altra tappa che mi piace, abito anche vicino a casa, 25 km dall'arrivo, è una motivazione in più. È una tappa che sulla carta si addice a me e spero di far bene, la condizione c'è, sicuramente sarà un po' difficile da interpretare perché c'è questi quasi 220 km di piana, 200 km di piana in cui non si sa come andrà le cose, perché può essere buona per la fuga, può essere anche buona per un arrivo a gruppo ristretto, vedremo, sicuramente bisogna essere attivi già dai primi chilometri e essere protagonisti. Potremmo vedere la tua squadra protagonista per chiudere sulla fuga, magari? Ma questo non credo, perché la nostra squadra, sicuramente siamo qui per vincere il Giro d'Italia con Crossvik, e se lavoreremo nella terza settimana o nei prossimi giorni. Oggi me la giocherò io, dovrò essere furbo a sfruttare il momento buono, a sfruttare il lavoro delle altre squadre e inserirmi nel momento giusto. Manca ancora molto giro, però fino a questo momento un bilancio in casa all'Lotto NL Jumbo veramente positivo, una vittoria, diversi piazzamenti, Crossvik in classifica. Sì, ci è andato tutto bene per adesso, abbiamo già vinto un cronometro, abbiamo fatto un secondo, abbiamo raccolto dei bei piazzamenti anche sulle volate, siamo contenti, il morale è buono, certo il difficile deve ancora arrivare, però si parte già con il piede giusto.